Nel Sahara occidentale c'è una nazione negata, un recinto in cui si viene rinchiusi proprio dove lo spazio sembra suggerire che non ci sono confini e le problematiche di un popolo senza patria che colpiscono come sempre soprattutto i bambini. Da 10 anni il comune di Napoli si attiva per ospitare i bambini saharawi, che questa volta sono stati accolti nelle aule dell'Istituto Comprensivo Domenico Cimarosa in via Posillipo, trasformate per offrire una vacanza, un po' di serenità e momenti di scambio culturale. Fucile da imbracciare, è la storia dei bambini, il sorriso del deserto, dove vivere un mestiere complicato. È una forma di integrazione, una vacanza, un momento di educazione, di confronto, di istruzione, di pace, perché questi bambini, come ha detto anche l'associazione che le accompagna da tempo, sono ambasciatori di pace. Napoli segue questo progetto, lo sostiene il Comune, noi siamo stati da sempre vicini al popolo sahrawi e saremo vicini a loro sempre di più. Così dimostriamo di essere sempre di più una città accogliente e che è vicina al popolo sahrawi, all'impegno che sta mettendo in campo per l'autodeterminazione di quel popolo, e ci auguriamo che la comunità internazionale possa sostenere la lotta di questo popolo per poter avere uno Stato autonomo.